Le subordinate sostantive siamo nell'ambito dell'analisi del periodo. Ricordiamo che la proposizione subordinata è una frase che espande il significato della proposizione reggente, aggiungendo informazioni o dando spiegazioni aggiuntive. Le subordinate sono sempre dipendenti da altre frasi perché da sole non hanno senso compiuto. Le proposizioni subordinate si dividono in tre categorie in base alla funzione che svolgono all'interno della frase e sono le completive, le relative e le complementari indirette, dette anche circostanziali. Le subordinate sostantive sono quelle che svolgono la funzione di soggetto o complemento oggetto nei confronti della reggente. Si distinguono in soggettive, subordinate oggettive, subordinate dichiarative e subordinate interrogative, indirette. La proposizione soggettiva svolge la funzione di soggetto rispetto alla proposizione reggente. Essa è retta da verbi impersonali come accadere, capitare, convenire, parere, occorrere, sembrare, risultare, come ad esempio, bisogna agire sempre correttamente. Quindi bisogna è la reggente, agire sempre correttamente è la subordinata soggettiva. Nella forma esplicita è introdotta dalla congiunzione che. Si dice che il responsabile sia tu. Si dice, è la reggente, che il responsabile sia tu è la proposizione soggettiva. Nella forma implicita ha il verbo all'infinito. Bisogna avvertire Paolo. Bisogna, è la reggente, avvertire Paolo è la subordinata soggettiva. La proposizione oggettiva svolge la funzione di complemento oggetto rispetto alla proposizione reggente. La proposizione oggettiva è retta da verbi che indicano affermazione, dichiarazione, come affermare, dire, dichiarare, comunicare, informare, riferire, assicurare, spiegare, proclamare, eccetera, come ad esempio Carlo ha detto che si iscriverà a medicina. Carlo ha detto è la proposizione reggente che si iscriverà a medicina è la subordinata oggettiva. Anche la proposizione oggettiva è caratterizzata da verbi che esprimono giudizio, valutazione, opinione, come credere, pensare, ritenere, considerare, stimare. Un esempio, penso che non sia facile convincerlo, dove penso è la reggente e che non sia facile convincerlo è la proposizione oggettiva. Nella forma esplicita è introdotta dalla congiunzione che. Loretta ha detto che avrebbe rispettato i patti. Loretta ha detto è la reggente, che avrebbe rispettato i patti è la subordinata oggettiva. Nella forma implicita ha il verbo all'infinito. Loretta ha detto di rispettare i patti. Loretta ha detto è la reggente, di rispettare i patti è la subordinata oggettiva implicita. La proposizione dichiarativa svolge la funzione di dichiarare, cioè di spiegare una parola contenuta nella reggente, completandone così il significato. Serve a dichiarare, a spiegare un elemento della reggente. Quindi la frase principale, Andrea è dispiaciuto. La dichiarativa del fatto che sei triste, quindi la subordinata dichiarativa. Quindi chiarisce un nome, il fatto, il pensiero, la speranza, il sospetto, un pronome dimostrativo come questo e quello. Nella forma esplicita introdotta dalla congiunzione che, questo è il suo punto debole che teme il buio, quindi questo è il suo punto debole, la reggente che teme il buio è la proposizione dichiarativa. Nella forma implicita il verbo all'infinito, questo è il suo punto debole.
di temere il buio e la dichiarativa implicita. Questo è il suo punto debole, è la reggente. Infine abbiamo la proposizione interrogativa indiretta che esprime una domanda o un dubbio in modo indiretto, cioè in dipendenza da un'altra, rispetto ad un'altra proposizione ed essenza punto interrogativo. Ti ho chiesto dove abiti, ti ho chiesto e la reggente dove abiti è la subordinata interrogativa indiretta. Gli alunni erano incerti, la reggente se andare a scuola o a casa è la subordinata interrogativa indiretta. Nella forma esplicita è introdotta da pronomi, aggettivi, avverbi e congiunzioni. Non sappiamo se andremo a scuola oppure no. Nella forma implicita ha il verbo all'infinito ed è introdotta da pronomi, aggettivi e avverbi. Non sappiamo, e la reggente dove andare è la subordinata interrogativa indiretta.